Con un grande girotondo che ha abbracciato tutta la piazza del Carmine, anche Cagliari ha voluto partecipare alla giornata nazionale contro il razzismo. L'iniziativa, che si è tenuta in contemporanea in oltre 30 città italiane, ha visto tra i partecipanti anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che si è unito ai rappresentanti dell'associazione e agli stranieri presenti per manifestare la sua adesione alla giornata contro ogni forma di discriminazione. Il capoluogo isolano, infatti, è tra i più attivi sul campo dell'integrazione sociale e non è voluto mancare all'appuntamento che è stato organizzato dalla provincia di Cagliari. Accanto al primo cittadino ha preso parte alla catena umana contro il razzismo anche il presidente della provincia Angela Quacquero, che dopo il giro della piazza sulle note di Questo è l'ombelico del mondo di Lorenzo Giovanotti ha inaugurato una mattinata fatta di musica e solidarietà.